Questo è l'impianto della Huntsman a Scarlino, in Maremma. Qui la multinazionale statunitense, che conta oltre 18.000 dipendenti in tutto il mondo e ha un fatturato annuo di 13 miliardi di dollari, produce biossido di titanio, ovvero un pigmento bianco in grado di rendere più compatti, luminosi e soprattutto ecosostenibili alcuni oggetti di uso comune, dai palloni da calcio ad alcuni formaggi alle vernici. Un prodotto altamente tecnologico. Per questo la regione ha deciso di invitare l'azienda a partecipare all'ultima edizione di Toscana Tecnologica, la fiera dell'innovazione organizzata a Firenze in collaborazione con SMAU. A SMAU noi presentiamo fondamentalmente la nostra realtà, alcuni pigmenti speciali che produciamo esclusivamente a Scarlino e anche il progetto Marte, che è un impianto molto importante che è stato realizzato e completato l'anno scorso. Il progetto Marte è costato 38 milioni di euro ed è stato finanziato in parte dalla Regione Toscana grazie al programma di fondi europei del settennato 2007-2013. In sostanza si tratta di un impianto interno allo stabilimento di Scarlino e in cui si produce solfato ferroso. Il solfato ferroso è un prodotto che ha un buon mercato, un'ampia gamma di utilizzi e viene utilizzato principalmente nei cementifici per produrre i cosiddetti cementi cromo free e nella depurazione delle acque. Un prodotto dunque che rende maggiormente ecosostenibile il cemento e che insieme agli altri pigmenti creati a Scarlino contribuisce a rendere meno impattante la presenza dell'uomo sul pianeta.